E adesso passiamo all'8 junior maschile. Anche qui una camera on board, questa volta è capitata alla Moto Guzzi. E abbiamo Firenze con Muccini, Pietracaprina, Dini, Favilli, Susini, Korenic, Mori, Braghiroli e Mancusi, poi Gavirate con Bertone, Bettinelli, De Amici, Gaeta, Mondini, San Miguel Navas, Rovera, Sterzi e Corritore. Moto Guzzi che ha il camera on board, eccoli qui i ragazzi della Moto Guzzi con Panizza, Della Fontana, Pasina, Paderi, Negri, Fasoli, Villa, Mozzanica e il timoniere Alberto Micheli. Sì, la telecamera è stata montata appunto sul cappello del timoniere, quindi si riusciva a percepire perfettamente tutto l'equipaggio, il sincronismo degli 8 remi in acqua, della potenza soprattutto che riesce a sviluppare l'otto. L'otto è la barca a propulsione umana più veloce che c'è, riesce a raggiungere velocità davvero incredibili, velocità di punta sui 30 km/h, per poi avere una velocità di crociera sui 22-23 km/h, che è veramente tanto per correre gli 2000 metri sotto, ampiamente sotto i 6 minuti. Intanto ci sono altri trofei in palio in questi tricolori di Varese, sono assegnati diversi trofei e diverse coppe dedicati a figure di spicco del panorama remiero nazionale. E dunque poi alla fine della nostra sintesi vi leggeremo anche coloro che hanno vinto i diversi trofei paralleli, chiaramente alle medaglie che vengono assegnate nel campionato italiano. Continuiamo con la gara dell'8 junior maschile. Spinge e comanda i suoi 8 il timoniere Alberto Micheli della Moto Guzzi. Questa è la sua visuale. Intanto siamo in campo largo. Un duello che si profila tra Stabia, Firenze e Gavirate. Adesso Firenze che ha preso una leggera punta sullo Stabia, bella lotta tra le due scuole che tirano fuori sempre dei grandi talenti. La scuola di Castellammare è quella di Firenze, allenati da Antonio Lapadula, i ragazzi con la maglia giallo-blu, mentre da Gigi De Lucia i ragazzi con la maglia bianco-rossa della Canottieri Firenze. E c'è lo Stabia con Cascone, Piscopo, Esposito, Elefante, Buccieri, Di Ruocco, Sorrentino, Esposito e il timoniere Francesco Marvetti che sta dando battaglia proprio a Firenze. Sì, adesso sembra il Firenze avercene qualcosa in più, riescono a essere più lunghi, forse un po' lontani per quanto riguarda la presa in acqua, ma comunque il capoluogo si sta distendendo. Ecco, sentiamo qualche secondo il timoniere Alberto Micheli, Moto Guzzi. E adesso la barca! Allora! Dai, forza in acqua! Dai ragazzi! Dai così che manca poco! Dai, così che manca poco, abbiamo sentito dal microfono proprio di Alberto Micheli le indicazioni e le incitazioni del timoniere alla propria squadra, la Moto Guzzi. Bella questa innovazione per quanto ci riguarda della camera on board con il microfono. Entriamo proprio nella barca, nell'imbarcazione. Intanto qui lottano Firenze e Stabia e Firenze sembra nettamente in vantaggio, quasi un'imbarcazione di vantaggio sullo Stabia. Eh sì, vince Firenze di un'imbarcazione proprio su Stabia, dunque 3 secondi e 60 di ritardo per Castellammare di Stabia. Poi Gavirate in terza posizione, Gavirate con Bertone, Bettinelli, De Amici, Gaeta, Mondini, San Miguel Navas, Rovera, Sterzi e Corritore. E come ti dicevo, 6,50, anche questo è un discreto crono per un 8 societario juniores, leggera brezza favorevole sul lago di Varese, che comunque si conferma essere un lago abbastanza veloce. Quindi
giornata splendida nel bacino di Varese, sole e sì, una leggera brezza che però insomma non sembra dare molto fastidio. No, assolutamente, anzi agevola moltissimo la vogata degli atleti e quindi fa scendere notevolmente i tempi e quindi fa registrare degli ottimi crono. Il presidente della Federazione Italiana Canottaggio, eccolo lì, l'abbiamo visto, Giuseppe Abbagnale, sempre presente ogni premiazione, ci tiene a vedere da vicino i suoi ragazzi, futuri campioni in questo caso, essendo questa la gara dell'8 junior maschile. Ed eccoli i vincitori di Firenze. Muccini, Pietra Caprina, Dini, Favilli, Susini, Korenic, Mori, Braghiroli e Lotti Mancusi.